avevo detto che non avremmo dovuto invitare tuo zitino al nostro matrimonio. Lo sapevi benissimo cosa lo avrebbe portato il suo maledetto vizio. Anche il giorno del nostro fidanzamento. Ma è inutile che te lo ricordi. Per il bene che ti voglio avrei anche potuto capire quando nell'euforia ha cominciato a fare proposte oscene alla statuina femmina della nostra torta nuziale. Ma da questo, ad arrivare al punto di baciare sulla bocca il prete che ci ha sposato, urlando di fronte a tutti i nostri ospiti: «Il bacio alla sposa! Bacio alla sposa!» No, questo no, accidenti! Ma che figura ci abbiamo fatto con Don Adolfo? E con tutti gli altri invitati, poi. Ah, ma in casa nostra non si dovrà vedere nemmeno l'ombra di una bottiglia di liquore. E quando inviteremo i nostri ospiti? È vero, Puccio, che inviteremo tanta gente? Ecco, gli offriremo quei miei speciali drink alla... Oh, 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 non capisco. Eppure mio papà aveva fatto controllare la macchina dal suo meccanico di fiducia. Non capisco come possa essere successa una cosa del genere. E non penso che la causa sia dovuta a quel sacchettino di riso che il mio cuginetto Luigino ha versato nel serbatoio mentre stavamo uscendo dalla chiesa. Dai, suona! E suona! Ma suona! Buonasera, scusi, abbiamo avuto un incidente con la nostra macchina. Ha un posto per passare la notte? Grazie. Buonasera. La 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 la.
Con permesso. Desiderate? Buonasera, scusi, abbiamo ricevuto, abbiamo avuto un incidente con la nostra macchina. Ha un posto per passare la notte? Prego, la mia casa è a vostra disposizione. Buonasera! Simpaticone! Buonasera! Allora, mi volete dare una spiegazione? Allora, mi volete dare una spiegazione? Ma tu sei muto. Una spiegazione? Tu sei muto. Spiegazione? Tu sei muto. Io sì, che? Non ti possono io. Sentire. Muto. Sì, tu non sei mi muto. Possono sentire. Non ti possono sentire. Guarda che sei Andrea. Tu che non ti fai sentire, mia cara. No! Non ti... Con te volevo parlare, giusto con te. Possiamo ricominciare. Giusto con te volevo parlare, eh? Giusto con te volevo parlare. Allora, chi sono questi che sono appena saliti? Mi vuol dare una spiegazione? Tu non parli. Tu, no. Dai, perché mi giri? Ma dove siamo? Come dove siamo? Siamo fantasmi, non ci possono né vedere né sentire. Non ci possono né vedere né sentire. Ma perché? Mi capisci? Ma perché chi siamo? Siamo fantasmi. Fantasmi? Fantasmi, sì. Faccio vedere io che fantasmi qua. Aspetta, ecco. Fantasmi. Bella brochettina. Ehi. Amore, non preoccuparti. Nonostante tutto, in questa nuova forma finalmente potremo capirci. Tu mi potrai sentire ed io, riuscendo a capire dal movimento delle tue labbra quello che dici, mi farò delle gran belle chiacchierate con te. E poi pensa, saremo insieme per sempre, per l'eternità. Con permesso.